tutti ragazzi, bentornati su Peppe Vacca Collectibles e come sempre buona domenica. Siamo qui con le news della settimana, di questa è stata veramente una settimana di fuoco per quanto riguarda sia release che un annuncio fresco fresco proprio da parte di Hot Toys. Sarò sincero con voi, oggi per me non è domenica, ma al momento in cui sto registrando questo video è venerdì, ho appena smontato dalla notte al lavoro. Ed erano veramente gli unici 5 minuti di tempo che avrò in questi giorni per registrare questo video, perché fra Ancona Comics and Games e tantissimi altri impegni sia lavorativi che familiari è davvero un delirio. Quindi ragazzi, mi perdonerete se, spero di no, ma è possibile che faccia qualche piccolo sbaglio nel parlare, quindi cercate di capirmi. Detto questo, vi ricordo di rimanere fino alla fine del video perché svelerò finalmente, come anticipato nel video precedente della scorsa settimana, sempre delle news, annuncerò i vincitori di quel piccolo contest fatto sulla pagina Facebook del Colosso dei Nerd. Finalmente siamo riusciti ad arrivarne a capo, siete stati veramente tantissimi a commentare, a farci vedere le vostre collezioni, quindi grazie a tutti e a fine video ovviamente sveleremo i vincitori. Detto questo ragazzi, veniamo a noi. Allora, sono quattro gli annunci importanti e sono tre release in realtà e un annuncio fresco fresco da parte di Hot Toys. Allora, la prima release è finalmente il clone della 501esima tratto dalla serie di Obi-Wan Kenobi. Clone che già saprete tutti, una ristampa con qualche piccola modifica alla colorazione appunto rispetto alla TMS 022, come potete vedere a schermo, rispetto alla vecchia versione del clone della 501esima, colorazione dubbia di un celeste più chiaro e leggermente più alto, diverse un po' le proporzioni, insomma è stata fatta qualche modifica come dai canoni appunto dei cloni presenti in Obi-Wan Kenobi. Nulla di particolare, è appena uscito sul mercato orientale, quindi lo vedremo probabilmente fra 2 o 3 mesi qui sul mercato europeo. E per quanto di voi invece magari l'hanno preordinato da Sideshow oppure dal mercato orientale, è probabile che mentre io sto facendo questo video qualcuno di voi già ce l'abbia in mano, quindi buon per voi. Poi, seconda release molto importante, è Thor, nella sua versione tratta da Thor Love and Thunder, che stavo aspettando tantissimo, anche lui è stato appena rilasciato sul mercato orientale, quindi arriverà sul canale quando sarà disponibile anche qui da noi. Non vedo l'ora di vederlo perché sembra essere un ottimo pezzo e l'ho preordinato ormai forse un annetto fa, e ho preordinato questa Deluxe Edition, che è quella che state vedendo adesso a schermo, che ha la particolarità di avere anche l'elmo e l'armatura sulle braccia in questo modo. Quindi quando arriverà andremo a spulciarcela per bene e la vedremo insieme qui sul canale. Questa è la seconda release, mentre la terza, attenzione, sempre parlando di release, è la Batmobile tratta da Batman 1989. Anche questa è stata annunciata ormai diverso tempo fa, forse anche questo un annetto più o meno. È stato annunciato Batman del 1989 che sarà rilasciato nella sua versione normale oppure deluxe, quella con la base diorama, con il gargoyle per intenderci, e poi un annuncio a parte per questa Batmobile. Quindi in questo caso è stata prima rilasciata la Batmobile, che è bellissima raga, niente da dire, e poi spero che quindi in questi giorni venga rilasciato anche il Batman 89. Anche se per quanto riguarda The Batman, se non mi sbaglio, è stata rilasciata prima la moto e poi dopo forse un mese o due Batman, quindi eccole qui, infatti lo possiamo vedere, Batman 1989 di Keaton con la Batmobile, che è veramente bellissima raga, guardate, lunga 1,40 m di larghezza, ha tutta la parte elettronica, luci eccetera ed è bellissima. Purtroppo per lo spazio non posso averla, però è davvero un pezzo incredibile. Anzi, se qualcuno di voi ragazzi ce l'ha, cioè l'ha preordinata, me lo dica, perché sono veramente molto curioso di vederla. Magari se mi potrete mandare qualche foto, video, insomma, sarei veramente curiosissimo di vederla. Poi, queste erano quindi le uscite
Qui vediamo intanto un look che finalmente Hottoys ha deciso di mettere sul sito e l'ha messo praticamente un paio di giorni fa, non so perché a cosa è stato dovuto questo ritardo. Queste erano le uscite di questa settimana, quindi Hottoys è data un bel da fare, mentre adesso andiamo a vedere forse l'annuncio che è questo fantastico Armored Batman versione 2.0. Versione di Batman che credo tutti conosciate, tratta da Batman v Superman, che sarà in metallo, quindi in diecast, e sembra davvero un ottimo pezzo. È una versione 2.0 appunto dell'Armored Batman, uscito ormai qualche anno fa, un pezzo che io non ho potuto prendere, quindi sono molto indeciso se andare verso questa direzione qui. Parliamo di due versioni anche in questo caso, versione normale e versione deluxe. Nella versione deluxe avremo pezzi di armatura danneggiata, incluso questo casco, questo elmo con appunto spaccato in cui si può intravedere il volto di Ben Affleck, c'è cioè la lancia con la criptonite, la base diorama, gli occhi che possono essere girati a piacimento. E poi ovviamente ci sono appunto gli occhi dell'elmo che possono essere illuminati, ma questo non è esclusiva della Deluxe, ma di tutte le versioni, quindi anche della versione base. Qui, come potete vedere, appunto c'è la base che può essere attaccata, scusate, la lancia con la criptonite che può essere attaccata alla base diorama. E qui possiamo vedere qualche dettaglio, vedo appunto qualche segno di danno da battaglia. Molto bene, il painting sembra perfetto, però vorrei vederlo dal vivo. E a me piace molto questo Batman, piace proprio la forma, piace il fatto che sia così massiccio, è molto molto bello, sarà pesantissimo. E vi dico, non so il prezzo, credo che sarà abbastanza alto, visto che comunque è full diecast, cioè full diecast, oddio, l'armatura sarà in diecast. Quindi sono molto curioso di sapere quando uscirà il preordine e quale sarà il prezzo. Molto bella comunque anche la base diorama. Andiamo a vedere velocemente qualche dettaglio. Stiamo parlando del Movie Masterpiece 743, diecast 63 Armored Batman 2.0, 33 cm di altezza, 30 punti di snodo. Data di uscita approssimativa, secondo, terzo, quarto del 2025, quindi se ne parla fra un bel po' di tempo. Allora, vediamo un po' se c'è qualche. Abbiamo qualche paio di mani. Abbiamo. Sì, ok. 30 punti di articolazione, abbiamo detto. Abbiamo dei pezzi di armatura che sono intercambiabili appunto tra quelli normali, insomma, senza danni, e quelli con i danni da battaglia. Abbiamo diverse cose. Abbiamo. Ah, quindi la lancia USB, con la criptonite. Può essere illuminata tramite USB, per intenderci come le spade laser per quanto riguarda Star Wars. E abbiamo anche due tipi di pistole e le munizioni appunto per la pistola al criptonite. Quindi abbiamo detto l'uscita è secondo, terzo, quarto del 2025 e sinceramente raga non vedo l'ora. Quanti di voi hanno già la prima versione e quanti saranno interessati invece a prendere questa? Io, ragazzi, non lo so, però sono molto molto tentato. Vedremo poi anche in base al prezzo quando usciranno i preordini, penso ormai la prossima settimana. Detto questo, andiamo come sempre sul Colosso dei Nerd, dove c'è qualche piccola novità. Intanto, questo Vegeta Sage Figuarts, ragazzi, a 28 euro, io consiglio a tutti di prenderlo, la replica del Radar sempre di Dragon Ball in 1 a 1, sempre 25 euro. Questo spettacolo di DeLorean, questa è quella di Young Attack che è fluttuante, sulla base fluttuante, è bellissima, costicchia, però è molto figa. Continua intanto la wave di armature tratte da Fallout. Vi ricordo che è uscita la serie su Prime Video e ancora non ho incominciato a guardarla, ma dicono tutti che sia bellissima, quindi non vedo l'ora di iniziarla. Finalmente il preordine di Anakin, tratto da Ahsoka, tratto dal flashback con Ahsoka, appunto con la Ahsoka Padawan, di cui abbiamo parlato nello scorso video, e
anche qui ne abbiamo parlato abbondantemente di Anakin, quindi lasciamolo perdere. E poi vabbè, abbiamo questa statua bellissima di Rocky con Bilillo in statua 1 a 4. Prezzo anche qui abbastanza alto, però vi assicuro che almeno qui sul Colosso è il più basso che si può trovare in giro. Bellissima questa statua tratta dal primo Rocky Balboa. E niente, piccolo, insomma, manco tanto, capolavoro. Detto questo, ragazzi, allora voglio annunciarvi quindi molto rapidamente quelli che sono i vincitori del contest lanciato da Peppe Vacca e il Colosso sulla pagina Facebook del Colosso. Vi voglio ringraziare tutti perché siete stati fantastici, avete scritto un botto di commenti, avete mandato tantissime foto delle vostre collezioni e veramente io vi invidio un sacco perché io veramente non sono nessuno, cioè io non ho niente rispetto a quello che avete voi, quindi sono molto felice di questo e mi sento ancora più piccolo piccolo vedendo le vostre collezioni. Quello che io e Gianluca, anzi che Gianluca e io abbiamo diciamo abbiamo deciso di premiare perché è stato veramente difficile perché sono tutte bellissime. Abbiamo cercato di premiare non tanto il valore degli oggetti, non tanto la quantità, anche se i vincitori effettivamente hanno sia l'una che l'altra cosa, però abbiamo visto anche e soprattutto l'ordine nell'esposizione, la pulizia, l'illuminazione, queste cose qui. So che a non tutti è concesso appunto avere degli spazi tali da avere cose un'illuminazione, un ordine del genere, però dovevamo avere un criterio. Quindi abbiamo deciso di premiare quattro persone in particolare che sono Antonio Conigliaro, Giuseppe Mascarato, Simone Tontini e Stefano Russo. Quindi complimenti. Qui a schermo credo e spero che voi stiate vedendo solo una piccolissima parte della collezione di queste persone che sono veramente incredibili. E quindi, come detto anche nello scorso video, specificato anche dal Colosso, da Gianluca sulla pagina, noi andremo ad esporre per un certo periodo, un mese e mezzo, quello che sarà, queste foto sulla nostra pagina, sia la pagina del Colosso, sia la pagina di Peppe Vacca Collectibles. E con i nomi, insomma, mostreremo le vostre collezioni, almeno per quanto riguarda il mio piccolo, alle persone che ci seguono. Una menzione d'onore, ragazzi, va fatta anche a, ve lo dico subito, a delle altre persone di cui sono piaciute tantissimo le collezioni, che sono, allora, Francesco Agus, Antonio Procaccianti, Vincenzo Pace e Antonio Albolino e Alessandro Paolucci. Diciamo sono delle menzioni d'onore perché anche loro avrebbero meritato, ma raga, dovevamo sceglierne qualcuno, già ne abbiamo scelti quattro perché eravamo veramente tanti. Grazie davvero a tutti, è stato bellissimo nel mio piccolo appunto vedere così tanta partecipazione, grazie anche al Colosso dei Nerd perché mi sono sentito coinvolto in questa cosa e quindi mi è piaciuto tanto. E grazie a tutti ragazzi e spero che vi sia piaciuto insomma. Detto questo, scusate se mi sono prolungato e ci vediamo con un prossimo video, il prossimo unboxing di giovedì e poi domenica prossima con la news della settimana, sperando che Hot Toys ci dia qualche annuncio bello potente, magari Batman 89 visto che è uscita la Batmobile. Detto questo, ragazzi, vi saluto, ancora buona domenica e alla prossima. Ciao ragazzi!